I'm still alive, but I'm barely breathing. Inutile nascondersi, inutile far finta che non sia importante, mostrando una superiorità solo apparente. La ferita non sanguina più, è vero, ma ha lasciato un segno profondo che forse solo il tempo renderà meno evidente. Quel gol di Minala al 96esimo ha condizionato e non di poco il campionato dell'Avellino, la testa, le gambe, la fiducia, la positività. Ma la squadra di quella notte di fine ottobre non è quella di oggi, tante cose sono cambiate, equilibri, qualche uomo e soprattutto oggi c'è la consapevolezza di doversi riscattare a tutti i costi, accompagnata da una buona dose di fortissima rabbia perché l'umiliazione subita all'andata è stata troppo pesante. Bisogna ripartire da un'altra notte allora, quella di Empoli, dal gol di Capitan Angelo D'Angelo, che sarà il grandissimo assente della sfida della Reti. Un'assenza che pesa non poco, perché uno dei trascinatori indiscussi dell'Avellino è lui. Ritorna però Gigi Castaldo, almeno dalla panchina, e anche questo non è poco, perché uno come lui sa far rumore anche stando solo seduto e in silenzio. E poi c'è Walter Novellino, che spesso ha richiamato la Salernitana nelle sue conferenze stampa, ricercandola quasi come un fantasma che aleggiava sopra la sua testa e quella dei suoi uomini. Domenica alle 15 il fantasma diventerà di nuovo carne viva da affrontare e sconfiggere, e poi chissà, si potrà ricominciare a scalare la montagna con un passo deciso e svelto per trovarsi così a scovare qualche sentiero del tutto inaspettato. What am I supposed to say when I'm all choked up and you're okay, yeah, I'm falling to pieces.